Ciao, sono Alex Palmieri, ci vediamo tra pochissimo qui a Videotop. Rimanete qui, eh. Quali compromessi sei sceso per raggiungere il successo? Ti definiscono egoista e opportunista. Come rispondi? Come reagisci di fronte a tutte queste critiche? A Videotop con grande piacere vi spiegherò nel corso di questo incontro perché abbiamo con noi Alex Palmieri. Benvenuto. Ciao caro, un saluto a tutti. Alex, con grande piacere perché? Perché è una dimostrazione, malgrado la sua gioventù, che con dedizione, con la voglia di provarci, riesce a raggiungere determinati risultati. Lui, devo dirvi, è partito in maniera molto tranquilla, morbida. Nel 2010 da Barbara D'Urso ho detto: io sono la risposta italiana a Justin Timberlake. È vero, hanno preso, è bello che bisogna un po' farsi notare, no? Però comunque questa cosa mi ha un po' colpito, perché tra l'altro ho scritto io dicendo sono appunto, penso di poter essere la risposta italiana a Justin Timberlake, e loro mi hanno chiamato e me l'ho fatto esibire. Sto matto. Chiaramente ho un po' esagerato, ma Justin Timberlake rimane un po' là. Però comunque, sai quella vecchia storia che dicono servito. Bisogna sparare là, poi dopo tanto a scendere c'è sempre tempo. Uno spara potente. Secondo me l'importante, ed è un po' il messaggio che cerco di trasmettere a chi mi segue, ai miei fans, che l'importante è crederci. Secondo me sta alla base di tutto, perché ci sono tantissimi talenti validi, ma poche persone che hanno talento, o anche un po' meno, ma che comunque ci credono davvero e possono arrivare, secondo me, da qualche parte. È la base di tutto, anche perché se non ci credete voi, come fanno gli altri a crederci? Bravo. No? Alex è uno di quei fenomeni dei tempi moderni del web che ha un seguito importante. Grazie. Ma quanto hai speso? Quanto hai speso? No, no, scherzo. Dai, sai perché? Perché di solito c'è questa diatriba, ma non è il caso discografico. Comunque adesso sono arrivato a produrre anche dei videoclip che hanno un certo budget, ovviamente, però sono partito da zero facendo la gavetta che fanno tutti, contattando i locali per farmi chiamare, insomma, fare qualche esibizione, come secondo me si dovrebbe fare con la gavetta. E quindi tu da lì in poi, da Barbara D'Urso, prodotto questo primo disco che mi ha portato appunto queste prime serate, tra l'altro le prime uscite sui giornaletti. Io da un giorno all'altro mi sono visto su questi giornali di gossip come la risposta italiana a Justin Timberlake, che era un po' così, anche perché insomma portarsi dietro il peso di questo titolo, certo, è un po' dura. Poi ovviamente ho cercato di anche far vedere una mia identità, sia nei testi che comunque nella musica che nel personaggio, perché è giusto, cioè non voglio essere paragonato a il sosia di, io sono Alex Palmieri, ho delle cose mie personali da raccontare attraverso le mie parole e le mie musiche. And però l'approccio è stato proprio quello internazionale, nel senso si sa proporre anche come ballerino, intrattenitore, cioè ho cercato di creare un po' una sorta di prodotto, se così sia. Adesso io non mi voglio definire un oggetto, però comunque un prodotto più o meno completo, capito? Quindi io sono prima di tutto cantautore, perché i testi sono miei, però comunque quando porto fuori il pezzo è accompagnato da una coreografia, da un videoclip sempre in stile comunque molto americano, quindi balletti, luci di un certo tipo, effetti anche in computer, insomma cose che danno un impatto non tanto a Alessandro Amoroso, per dire, capito? Certo. Con tutto il rispetto, io sono fan di Alessandro Amoroso, però per quanto riguarda le basi, la parte musicale, poiché non ho tutte queste competenze, adesso i miei nuovi produttori sono uno della Svezia e si chiama Tim Bermington, e un altro si chiama Giandi ed è un DJ che produce anche musica per la Universal America. Infatti i singoli come Monster Boy sono stati fatti da lui, mentre Popstar, che diciamo è quello che mi ha un po' consacrato sia sul web
in TV con Rai 2, è stato prodotto appunto da questo team della Svezia, che è un po' il produttore dei miei ultimi anche singoli, insomma. Settembre anticipazione, novembre album, adesso nuovo singolo. Sì, ho fatto una prima parte di tour aperta tra l'altro ai Magazzini Generali di Milano, che come penso sai comunque è un'istituzione per presentare dischi. L'ultimo singolo è estratto appunto da questo disco che era Back Alive e si intitola Love Killer. Tra l'altro è proprio uno dei più introspettivi, uno dei più veri dal punto di vista del testo, un po' come Wasted insomma. Noi naturalmente siamo felici di avere raccontato la tua storia che molti, come dicevamo, conoscono, però potrebbe essere molto interessante per lo stimolo che può essere dato alle nuove generazioni. Si parla sempre di messaggi o cose del genere, però qualche esempio pratico di come ci si può dar da fare. Non vuol dire un discorso strettamente legato alla musica, ma in senso ma generale, un po' in tutto, credere anche con nelle questa proprie crisi, capacità. Capito? Che si parla tanto di crisi. Secondo me l'inventiva conta tanto, ma come ti spiegavo prima anche il fatto di crederci, capito, non lasciarsi abbattere, ecco. Siamo particolarmente felici di aver incontrato Alex e sono sicuro che lo ritroveremo prossimamente di nuovo qui a Videotop. Spero anch'io. Non è Justin di qualsiasi cognome volete provare, lui è Alex Palmieri. Grande Alex, alla prossima, grazie. Ciao a tutti. Poi c'è stata anche una parentesi un po' più personale, no? Su una storia con il singolo Wasted, dove ti ha toccato sì, appunto, nei sentimenti. Come dicevi prima, insomma, popstar, però arriva un momento in cui non basta più cantare voglio essere una popstar, capito? C'è bisogno di qualcosa di più, perché anch'io, come la mia musica, cresco. Quindi ho deciso di far uscire questo disco che si chiama Back Alive, dopo un periodo un po' burrascoso, diciamo, no? Personale. Però prima di uscire con tutto il disco ho fatto un estratto a settembre, prima dell'uscita, con questo singolo dal titolo Wasted, la musica prodotta sempre da Tim, il testo scritto da me, dove raccontavo il perché, cioè una grossa parte di questo periodo burrascoso da cosa era dovuto. Certo. Ed è la chiusura appunto di una storia che per me aveva significato un po' tutto, diciamo. Questo molto apprezzato anche e soprattutto dai miei fan, perché è vero, capito, anche il video racconta una storia che è veritiera. E ci sono affezionato, diciamo che è una parte speciale nel mio cuore, un po' come popstar, perché mi ha permesso di debuttare una settimana prima del lancio in Spagna, presentando il singolo all'Axel Hotel di Barcellona davanti a insomma un po' di giornalisti, blogger, tutti spagnoli. Diciamo addetti ai lavori spagnoli. Esatto. Beh, anche quello un salto importante, no? Oltre confine. Beh, assolutamente, io pensavo fosse un po' impossibile. In realtà poi mi sono sempre dato da fare, mi sono proposto, un po' come all'inizio, perché sai, qua adesso dopo 3 anni un po' mi sono fatto un nome, chiaro, non sono Madonna, però un nome me lo sono fatto tra qualche TV, qualche appunto social, però lì è un po' come ripartire da zero, tu ti presenti e dici sono Alex Palmieri e loro dicono beh, non so se lo siamo, non sono più il Justin Timberlake ma sono il Justin Bieber, che dico con la mia smart di corse clandestine difficilmente le posso fare. L'ultimo singolo è estratto appunto da questo disco che era Back Alive e si intitola Love Killer, tra l'altro è proprio uno dei più introspettivi, uno dei più veri dal punto di vista del testo, un po' come Wasted insomma. E racconta la paura di lasciarsi andare, o comunque se c'è questa voglia di farlo, ma alle proprie condizioni, sempre in termini ovviamente amorosi, no? Certo. E quindi niente, tutto dovuto a una serie di esperienze, no? Sai, comunque quando uno rimane un po' traumatizzato, un po' si raffredda, no? E quindi, insomma, lasciarsi amare appunto alle proprie condizioni. Quando rimani scottato, hai paura anche dell'acqua fredda, questo è un po' il genere, no?